torneranno a spalliera e basse per la fatica anche della raccolta. Cioè, quindi basse così uno a fianco all'altro. Arriva la certificazione di qualità del governo nella Masseria de Vargas. La terza carica dello Stato, la Presidente della Camera, Laura Boldrini, visita gli orti sociali della Fondazione Siniscalco Cece e Maus. Il progetto Mediterre Bio, nato qui, è già considerato un modello di eccellenza. È un'alleanza tra agricoltori, allevatori, trasformatori e fruitori che scelgono l'agricoltura biologica, che si intreccia con l'accoglienza e l'inclusione. Sostenibilità è la parola chiave. Io penso che qui si sia messa in atto una visione del mondo, la visione per cui si può fare agricoltura biologica, prodotti di qualità e fare inclusione sociale, perché le persone che sono cadute, che hanno sbagliato, devono poter avere una seconda possibilità. Ecco, in questa comunità viene data la seconda possibilità. E l'esempio da seguire anche per smantellare i ghetti e combattere il lavoro nero e caporalato. Le aziende che non rispettano la dignità del lavoro e quella umana ne devono rispondere, perché fa male a tutti e anche alle aziende sane. Quelle non sono condizioni accettabili in un paese democratico. Io penso che si dovrebbe fare uno sforzo aggiuntivo, come è stato fatto in queste realtà qui dove ci troviamo e come è possibile fare, perché c'è un'agricoltura stagionale, ma quell'agricoltura non può vivere di caporalato e non può vivere di sfruttamento e di condizioni veramente disumane e degradanti. Noi a Montecitorio, alla Camera e al Senato, il Parlamento ha fatto un provvedimento contro il caporalato, un provvedimento importante perché l'abbiamo fatto ascoltando i braccianti e le braccianti, l'abbiamo fatto lavorando insieme ai sindacati, l'abbiamo fatto ascoltando le aziende, quelle che non sfruttano. Adesso si tratta poi di tradurre tutto questo e di riuscire a far rispettare quello che siamo riusciti a fare in ambito legislativo, quindi bisogna rafforzare il monitoraggio. L'ispettorato del lavoro deve essere presente, deve avere risorse umane per poter essere presente. L'europarlamentare Elena Gentile racconta a Laura Boldrini la genesi della masseria nata all'epoca del governo Vendola. Noi abbiamo realizzato quello che lo dico a te, diciamo, conosco la tua sensibilità. La prima esperienza di albergo diffuso per i lavoratori immigrati stagionali ci andremo era il 2007, non tende o come soluzione di fortuna, ma una struttura vera. Un bel riconoscimento, una giornata importante per questa realtà. Sì, davvero. Per me però è solo una tappa, perché le cose che abbiamo fatto tutti le vedano. Adesso stiamo già pensando a quelle da farsi. E cosa c'è nel futuro? Attivare ancora percorsi in agricoltura, attivare scuole di lavoro, attivare coinvolgimento e partecipazione, riscoprire i temi della mutualità, della cooperazione vera.